E ora facciamo i conti con me stessa. L'altra volta vi ho parlato di quali dovrebbero essere, secondo me, gli obiettivi che ognuno di voi ballerini dovrebbe avere verso la fine dell'estate, per l'anno prossimo e via dicendo. Insomma, io mi sono impegnata tantissimo per dare tanta motivazione a voi, ma ora tocca a me, la persona che ha subito questi 2 anni, comunque ho bisogno di darmi degli obiettivi e questo video è fatto apposta per questo, quindi oggi andremo ad affrontare appunto gli obiettivi che ho intenzione di darmi per quest'estate, che dovrò raggiungere durante l'estate o entro la fine dell'estate. Sicuramente voglio riprendere con lo studio della danza classica, per conto mio, quindi senza essere seguita, perché comunque penso di avere abbastanza esperienza da poterlo fare da sola, che sia una sbarra, che sia degli esercizi in centro, che sia l'utilizzo delle punte, insomma voglio riprendere un pochino perché quest'anno mi è mancata particolarmente. Ho intenzione comunque di riprendere a fare questa cosa, poi chi lo sa, magari ci saranno delle lezioni su Milano o via dicendo, e sperimenterò anche al di fuori di Gevano. Mi è mancata non tanto emotivamente, anche se anche emotivamente, ma quanto invece proprio a livello di tecnica, perché io, come vi dico sempre, penso che la danza classica sia veramente la base. Non è una leggenda il fatto che la danza classica sia la base di ogni tipo di danza, è veramente così. Io ho abbastanza esperienza da avere questa base, ma comunque mi manca, perché se non c'è costanza in questa cosa, comunque è molto più difficile. Quindi quello è il mio primo obiettivo per l'estate. Il secondo obiettivo per l'estate, che sarà al pari del primo, molto difficile da raggiungere perché io d'estate mi impigrisco un pochino, creare un piano di allenamento quotidiano, non da questa settimana ovviamente, magari dalla prossima, nel quale ogni giorno mi dedico a qualcosa, che sia un potenziamento, che sia uno stretching, che sia yoga, insomma, ogni giorno qualcosa che mi impegni, che ne so, un'oretta della mia vita, anche meno, per il quale però non sto mai ferma. Questo perché comunque con l'avanzare dell'età, ma anche quando ero più piccola, mi ritrovavo a settembre, come vi ho detto l'altra volta, a essere un legno, un vero e proprio legno, quindi che facevo una fatica immensa a riprendere con le lezioni, soprattutto all'inizio dell'anno, quando l'insegnante deve dare il meglio di sé per dimostrare le cose nuove ai suoi allievi. Io devo essere in forma, quindi quest'estate non se ne parla di poltrire e basta, ma mi devo attivare perché comunque l'età avanza e gli acciacchi si sentono sempre di più e se non c'è un buon allenamento sotto, ciao Peppino. Voglio ovviamente, come al solito, preparare con largo anticipo le lezioni da portare poi l'anno prossimo. Sicuramente dovrò prima creare delle macro lezioni un po' più libere, ecco. E poi successivamente le lezioni vere e proprie. L'inizio dell'anno è sempre molto blando, quindi comunque ho intenzione di fare un programma molto dettagliato per le varie cose. Per la danza acrobatica devo rimaneggiare tutti i programmi, tutti gli elementi, andarmi a vedere qualche cosa di nuovo, soprattutto per i grandi che comunque oramai sono già bravini e fanno sempre le stesse cose, tutto sommato, quindi devo inventarmi qualcosa di nuovo, ma anche per i piccoli, vedere a che livello sono arrivati e che programma potrebbe stimolarli per l'anno prossimo. Oltre a quello, ovviamente, danza moderna, invece devo darmi un'idea di che cosa voglio raggiungere con le lezioni. Ho un mio schema personale, sempre uguale tutti gli anni. Quest'anno vorrei introdurre qualcosa di nuovo, quindi sicuramente dovrò fare uno studio anche teorico, magari su alcuni stili della danza moderna, per poi andare a metterli in pratica durante quest'anno, sperimentando e vedendo un po' come va. Un'altra cosa che farò sicuramente quest'estate è mettere a posto il mio armadio di danza, quindi andare finalmente ad aprire quelle 2 antine e vedere che cosa c'è nel mio armadio di danza, sia in quello che ho qui, sia in quello che ho ancora a casa di mia nonna e a casa di mia mamma, per vedere se c'è qualcosa da trasportare in scuola di danza, in costumeria, e qualcosa invece da portare qui a casa mia. Ci saranno un po' di variabili durante l'estate. Ho bisogno un attimo di riorganizzare gli spazi in casa mia e quindi sicuramente partirò da quello. Detto ciò, ecco, questi erano i miei obiettivi per l'estate 2021, che comunque sarà un'estate all'insegna anche del relax, al di là dei progetti che ho, comunque ho intenzione anche di rilassarmi tantissimo, perché questi 2 anni sono stati effettivamente molto pesanti e ho bisogno di tempo per me. Però il fatto di avere degli obiettivi per quanto riguarda la danza non significa necessariamente lavorare per tutta l'estate, ecco.
fatemi sapere quindi quali sono i vostri, prendetemi ad esempio come modello di vita e niente, mi fate sapere nei commenti cosa farete voi quest'estate per quanto riguarda la danza. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio su questa piattaforma iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo mercoledì 30 con ovviamente il wrap up dei film e delle serie TV che ho visto questo mese, che non sono tante, sappiatelo. Invece ci vediamo col prossimo Danza con Jo il 5 di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!